Ciao amici di Peprati Mountain Bike Roma. Chi non è mai incappato durante la propria uscita in qualche problema meccanico o ha dovuto scomodare amici o parenti per essere recuperato in panne in giro per Prati? Spesso e volentieri, la maggior parte delle volte, con pochi attrezzi e nozioni di meccanica base, si riesce a tornare sani e salvi a casa con riparazioni di emergenza, poi da rendere definitive presso officine specializzate successivamente. E i nostri sono solo dei piccoli consigli. Cosa possiamo portarci quindi sempre appresso nel marsupio o nello zaino e riuscire nella maggior parte delle volte a tornare a casa? Beh, vi mostriamo cosa ci portiamo noi. Le nozioni di come utilizzarli dovrebbero far parte del bagaglio tecnico base di ogni rider e comunque ne faremo qualche semplice video in futuro. Tutti questi tool occupano poco spazio e molti potete occultarli sulla vostra bici. Inoltre la spesa, una volta effettuata, si spera vi duri un po', reintegrando di volta in volta si verificano emergenze. Multitool con smaglia catena, falsa maglia per la vostra catena, fascette da elettricista, occupano poco spazio e potete inserirle nel telaio, camere d'aria, anche se avete gomme tubeless latticizzate, un biglietto da visita o un cartoncino, nel caso in cui il copertone abbia subito tagli importanti e fuoriuscirebbe la camera d'aria una volta montata, smonta valvola, adattatore presta. Spesso è capitato di dover gonfiare le gomme dal benzinaio o gommista e ne fossero sprovvisti visto che le auto e le moto montano la valvola Schrader. Cacciagomme. Un paio sono sufficienti. Una pompa a mano. Per occupare meno spazio consigliamo una bomboletta di CO2 con il relativo erogatore. Utilizzate con i guanti la bomboletta, altrimenti ci lasciate i polpastrelli. Kit vermicelli se avete le gomme tubeless ed una valvola tubeless completa di riserva. Nastro isolante o nastro americano, che sarebbe anche meglio, ne bastano 3 o 4 giri. Guanti in lattice e fazzoletti vari sono sempre ben accetti. Molti tengono inserito tutto in un astuccio o suddividono i vari oggetti tra telaio e borsa sottosella, altrimenti tutto in una tasca dello zaino e via. Per il 90% degli inconvenienti dovreste essere a posto. Naturalmente tutti i link ve li suggeriamo qui sotto in descrizione. Se questo video è stato di vostro gradimento, lasciate un like e ovviamente iscrivetevi qui sotto al canale se non l'avete fatto, perché ebbene sì, finalmente nel prossimo video parleremo proprio di...